Servizio di delivery a Venezia non è mai nato perché qua a Venezia nessuno, diciamo, prima di noi ci aveva pensato di farlo. Come vengono effettuate queste consegne? Totalmente a piedi. Qua abbiamo i runner. E cosa fanno? Corrono. Ma corrono col cibo in mano. Corrono a passo svelto, no? Si muovono agilmente tra le calli. Il cocai significa gabbiano nel dialetto veneziano. Cocai Express è la prima e unica app di delivery a Venezia. Mi chiamo Leonardo, sono un ragazzo di Cocai, un runner. Da novembre che faccio consegne per Cocai. Come mai? Per fare qualcosa, siccome c'era la zona rossa, l'unico modo per fare un po' di attività motoria era appunto girare a fare consegne per la città. Nel periodo del lockdown pieno, quindi fine marzo, si è detto: ma cosa facciamo a casa? E quindi si è unita, diciamo, questa necessità nostra di voler uscire e non stare a casa, diciamo, bloccati tutto il giorno, e nel voler intervenire, nel dare una mano a queste attività che erano chiuse perché non avevano alternativa e non avevano la possibilità però di consegnare perché mancava assolutamente un servizio che consegna. Da subito, dal 6 aprile 2020, quindi il primo lockdown, noi grazie a Cocai Express siamo riusciti a riaprire e piano piano a ricominciare la nostra normale routine. Beh, però stupisce il fatto che una città da milioni di turisti all'anno non abbia mai avuto un'app di delivery per il food. Perché bisogna rimodularla appositamente per la città. Noi non vogliamo andare in barca, perché Cocai nasce per dare un supporto alla città. Andare ad appesantire la mobilità renderebbe il servizio un peso e non un qualcosa che la abbellisce o la arricchisce. C'è sicuramente la difficoltà di queste piattaforme di adattare il sistema mappe e quindi di tutto il tracciamento degli ordini ad una geografia diversa. A marzo 2020 abbiamo deciso di creare una paginetta su Facebook, chi ha bisogno ci scriva, lo aiutiamo. E abbiamo cominciato subito. Dopo una settimana, da due attività erano diventate 5, poi 10, 15, 20, al che il gioco cominciava a diventare serio. Nessuno di voi era informatico? Ah no, io giocavo a rugby fino all'altro anno, facevo il professionista di rugby. Eravate partiti in tre, adesso quanti siete? A livello di team siamo circa una ventina, mentre a livello di runner siamo circa 120. È un lavoro che necessita una conoscenza molto più che sufficiente della città. È un gruppo di giovani che ognuno ha delle sue competenze specifiche e che assieme poi creano appunto questo team, diciamo tutti veneziani, o comunque sono innamorati di Venezia, diciamo. È bello perché scopri parte di Venezia che pur abitando a Venezia da 20 anni non avevo mai vista. Se uno fa pranzo cena può arrivare a 15-17 km. Ci leghiamo ai runner con dei contratti di collaborazione occasionale. Il compenso si va a formare tra la somma di tutti, diciamo, i minuti di consegna e dei bonus di consegna, una paga netta oraria buona. Ma quant'è? È 10 euro ora. Fare il runner non è fare il rider. Il rider è una figura che viene assunta per messaggio da non si sa chi, riceve per posta il kit e comincia a fare consegne. Il Cocai Runner è l'ambasciatore di Cocai. Se vede una signora per strada su un ponte e che ha le sporte della spesa, è obbligato a prendere le borse e portarle lui dall'altra parte del ponte. Abbiamo assolutamente riempito un vuoto da una suggestione. Possiamo dire di avere comunque un'azienda che lavora, che funziona. Sicuramente c'è sempre più consapevolezza della nuova cultura che stiamo portando e di quanto ancora c'è da lavorare per rendere il servizio sempre, sempre migliore e efficiente.